Lorenzo, oggi è lunedì, quindi inizia una nuova avventura con i cori. Sì, si parte con un nuovo coro. Siamo stati insieme a Paolo Bernabé, che ringrazio, Mario Giacchetti e Maurizio Miglione a Francavilla, all'interno del Museo Michetti, il cosiddetto Mumi, per conoscere ma soprattutto ascoltare il coro Francesco Paolo Tosti. 35 anni di attività, tantissimi elementi ed è stata davvero un'esperienza bellissima perché ci hanno allietato e sono certo e sicuro che il coro Tosti allieterà i nostri telespettatori. Davvero una bellissima esperienza. Settimana dopo settimana scopriamo dei veri e propri talenti e quest'oggi inizia il percorso di Francavilla, dove ci ha accolto il sindaco Luisa Russo, che è rimasta con noi ad ascoltare per qualche minuto l'esibizione del coro Tosti. Poi ovviamente gli impegni istituzionali l'hanno un po' portata via, no? Da questa meravigliosa struttura, appunto, che è il Mumi di Francavilla. Tutta la settimana vivremo il coro Tosti e poi sabato, come sai benissimo, una puntata integralmente dedicata a questa straordinaria avventura. Fammi aggiungere che sotto l'aspetto artistico e tecnico abbiamo alzato notevolmente il livello nelle ultime settimane. Sono contento. Allora Lorenzo, se sei d'accordo con me, vediamoci prima la prima puntata e Sì, poi la commentiamo insieme. benissimo. Amiche ed amici di pomeriggio, amiche ed amici di Rete 8, vieni Paolo, insomma un'apertura insolita rispetto a quello che vi abbiamo mostrato nelle passate settimane, anzi io direi nei passati mesi, perché ora Paolo il percorso Passati comincia a mesi, essere bello lungo. bello lungo, sì. Diciamo che non ci credevamo che ci fosse tanta sensibilità da parte dei gruppi ad arrivare fino ad oggi. Siamo partiti da ottobre, invece tanti gruppi che hanno aderito perché evidentemente c'è sensibilità del folklore, c'è voglia di cantare dopo il periodo pandemico, insomma ci sono tante cose. Oggi siamo al Teatro Michetti a incontrare il coro Francesco Paolo Tosti di Francavilla, un coro che ormai vanta 35 anni di Mamma mia. attività, 35 anni di attività, e siamo venuti in un luogo, anzi in una sala meravigliosa di questo Teatro Michetti, che ci onora e dà lustro a questo coro, che come ascolterete è un coro di eccezione. Noi ci fidiamo di te, no? E Ma poi devo dirti due cose. La prima è questa. La prima è che in tanti, ce lo siamo detti durante le passate settimane, in tanti ti bloccano, ti fermano e ti dicono: Paolo, ma io ti ho visto in TV, ma cosa stai sì, combinando su Rete mi avete trascinato in una storia incredibile, una storia piacevole. Logicamente, la trasmissione è vista, i dati ce li Numeri abbiamo, importanti, ti devo dire. numeri importanti. Io sono contento perché, insomma, vabbè, ormai ci sono dentro. Ringrazio tutti i gruppi Ma che tu la hanno promessa però partecipato. l'avevi fatta a settembre su un palco importante, quindi di riflesso l'impegno l'avevi Ma preso finiremo in un palco abbiamo importante. iniziato su un palco importante e Finiremo finiremo su un su un palco palco importante. importante. E oggi però davvero molto accattivante. No, dicevo, la seconda, numeri impressionanti, te lo dico perché i cori settimana dopo settimana regalano migliaia di visualizzazioni. È una soddisfazione
anche per te, che spesso e volentieri ti sei messo all'opera, cioè Hai suonato. C'è un lavoro dietro, perché insomma i gruppi è un'aggregazione di tante persone con tante esigenze, non è così facile, non è così scontato portarli tutti una sera a registrare con tante difficoltà, però devo dire che c'è stata un'adesione, c'è stata una sensibilità, e voglio ringraziare tutti i partecipanti di tutti i gruppi. Non è finita qui, ecco, non è un ringraziamento diciamo a metà percorso, diciamo. È un mezzo ringraziamento. I ringraziamenti li faremo alla fine, quando termineremo questa esperienza, però diciamo per il momento voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato fino adesso, poi alla fine in un palco importante ringrazieremo tutti, ecco. In un famoso film c'era una battuta, domani è un altro giorno, si vedrà. E allora, amiche ed amici di Rete 8, amiche ed amici di pomeriggio, ringraziamo nuovamente il nostro anello di congiunzione Paolo Bernabei per questa nuova tappa del tour dei cori abruzzesi e non solo in di pomeriggio. Fatemi ringraziare alla parte tecnica Mario Giacchetta e Maurizio Miglione, e grazie a loro, udite udite, io direi musica maestro, si apre il sipario, perché stiamo per entrare al Mumi di Francavilla al Mare per ascoltare il coro Francesco Paolo Tosti, appunto, di Francavilla. Thank you.
Amiche ed amici di pomeriggio, eccoci qua, una nuova tappa del lunghissimo, estenuante ma meraviglioso tour con i cori. Quest'oggi siamo ospiti del comune di Francavilla e del coro Tosti all'interno di un salone straordinario che noi di Rete 8 conosciamo benissimo, ma quest'oggi ci fa compagnia il primo cittadino, il sindaco Luisa Russo, che io ringrazio. Una scenografia affascinante, a parte i colori del coro, ma è questa sala che ci accoglie favorevolmente ogni volta. Sì, siamo in una splendida sala delle tele al Museo Michetti, nel Palazzo San Domenico, al Paese Alto. Invito tutti a venire a visitare questa bellissima sala e questa struttura che è stata da poco rinnovata grazie a dei fondi PNRR con tecnologie adeguate e innovative. Quindi abbiamo tutti gli strumenti per poter realizzare eventi ed ospitare avere grandi occasioni in questo bellissimo palazzo. Ci sono queste splendide tele dei Francesco Paolo Michetti che oggi sono ancora più arricchite dalla presenza del nostro coro Francesco Paolo Tosti, che voglio ringraziare per la presenza e per il grande lavoro che fanno per la città di Francavilla e per tramandare le tradizioni abruzzesi e francavillesi. Voglio ringraziare il presidente Elisa Mennillo e tutti loro, perché davvero stanno facendo un lavoro straordinario e ci accompagneranno anche al momento della tappa del Giro d'Italia, che ci sarà il 15 maggio a Francavilla, e loro saranno presenti con i costumi tradizionali per far vedere quanto è bello l'Abruzzo, quanto è bella Francavilla e quanto sono importanti le tradizioni da portare avanti. Sindaco, una voce mi ha raccontato che esce da qualche minuto da una giunta importante, ed è la domanda, la curiosità che chiedo sempre ai primi cittadini, agli assessori ovviamente: mettete da parte annualmente, so di sì, fondi importanti per questo tipo di associazioni, per questo tipo di attività, perché il nostro ruolo è anche quello, non far perdere le tradizioni ma valorizzare l'aspetto culturale. Assolutamente, noi ci teniamo moltissimo, anche col nostro assessore della cultura, ma tutta la giunta ci tiene particolarmente. Da anni si fa un lavoro prezioso con le associazioni, perché sono loro che ci consentono anche di presentare un cartellone di eventi culturali e turistici per tutto l'anno, non solo in estate. Francavilla punta molto su questo tema e riesce a farlo grazie alla numerosa presenza di associazioni che vengono da noi sostenute e supportate, quindi siamo davvero una bellissima squadra. Thank you.
che stagionalizzare è insomma un termine che viene spesso usato per ovviamente quei comuni che vengono bagnati dal mare Adriatico, ed è giusto potenziare l'offerta turistica anche in questo senso. Ecco, i cori presenti al Giro d'Italia che lideranno quella giornata, è un pensiero vostro o pensate che possa essere un po', come posso dire, un modo di fare, un modus operandi utile appunto per non perdere il contatto con un'epoca che purtroppo non c'è più? Esatto, loro, la proposta è arrivata da loro e di questo li voglio ringraziare. Bene. Chiaramente la destagionalizzazione è una sfida enorme, difficile, alla quale noi puntiamo moltissimo e ci stiamo riuscendo, anche perché offriamo una bellissima stagione teatrale nell'Auditorium Sirena e tanti altri eventi in questo palazzo. Quest'anno abbiamo avuto mesi in cui non è stato possibile offrire questi eventi per la rigenerazione che è nata in questa città e della quale vado fiera. Abbiamo sicuramente arrecato disagi ai cittadini, ma per restituire delle strutture davvero più preziose, più ricche e più confortevoli. Loro assolutamente fanno questo lavoro, portano avanti delle tradizioni che non devono assolutamente scomparire, soprattutto in una città come Francavilla che ha una storia con il Cenacolo Michettiano che deve essere tramandata, deve essere presa ad esempio anche proprio per l'apertura culturale che c'era all'epoca e deve continuare a essere presente. Qui. La domanda più complicata, ha mai provato a cantare il sindaco Luisa Russo? Domanda di riserva? Non ce l'ho in questo momento, se vuole gliela preparo per la settimana prossima, esatto. Però adesso ne possiamo riparlare. Ma può rispondere anche no? Anche no. Ma ci ha mai provato? Ci ho provato ma con poco successo. Benissimo, allora continui ad amministrare e esatto. Mi raccomando, esatto. Con sempre questa meravigliosa accoglienza che riserva a noi di Rete 8. Io di solito prima di iniziare, sindaco, lancio il classico musica maestro, però questa volta, visto che loro sono stati buoni e tranquilli alle nostre spalle, partirei con un applauso da parte della corale intera e poi lasceremo ovviamente spazio alle nostre riprese per cominciare ad ascoltare il canto meraviglioso della corale Francesco Paolo Tosti. Grazie sindaco, in bocca al lupo, grazie, per tutto. Grazie mille, grazie. Un saluto, grazie. Grazie. Applauso. Con care lucente e lo che guarda a te e lo sole capa al mondo che le raggi più splendente quasi sci che fa vedere ciò che vede chi da parte gioia a me ma te corre nel di niente se ti piace a far soffrire sta passione mi fu grande assetate me mi accante e me fa più all'angani ciò che vede che ti ha fatto è gioia a me non mi accante che sei tu e la sete che c'è a me tutte le acque della fonte care grande sta qua chiare della fonte e spiegalo bene a me
mi pare che da mercandato se le quando accorge, hai pensato solo a te.